Nobel per la pace a Medici Senza Frontiere, come hanno usato i soldi del premio, dai farmaci essenziali per i paesi poveri alla ricerca sulle malattie rare. Come i microbi dell'intestino influenzano il cervello, l'IRC finanzia con 2 milioni di euro una ricerca del Politecnico di Milano. Al Festival della Scienza di Genova la luce si trasforma in arte, laboratori artistici e giochi luminosi, effetti ottici che ispirano artisti e scienziati. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza e dell'ambiente. 20 anni fa, ottobre 1999, un momento storico, riceveva il Nobel per la pace l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che dal 1971 assiste le vittime di conflitti bellici e disastri naturali. Un impegno umanitario in 80 paesi, premiato allora con $1 milione. E a 20 anni di distanza i rappresentanti di Medici Senza Frontiere ci tengono a farci sapere come hanno usato i soldi del Nobel. Laura De Donato. Un'enorme sorpresa nel 99, il riconoscimento a un'attività umanitaria del tutto indipendente. Lo racconta Raffaella Ravinetto, farmacista, ex presidente di Medici Senza Frontiere Italia. A quell'epoca l'organizzazione lottava contro due problemi principali: i prezzi inaccessibili di farmaci salvavita, come quelli per l'HIV, che mettevano i medici di fronte alla frustrazione di veder morire pazienti che in un paese ricco avrebbero potuto vivere. 10.000 dollari per trattare un paziente per un anno, per una terapia di prima linea, erano fuori dalla portata assenti dei governi dei paesi a risorse limitate e dei Medici Senza Frontiere. D'altro lato, le malattie mortali tropicali, che essendo circoscritte ad alcune regioni, non fornivano a chi investiva nella ricerca un ritorno di mercato. Così i farmaci a disposizione non erano studiati su misura per i pazienti, ma scoperte collaterali di ricerche veterinarie o altro. Noi stavamo ancora curando i pazienti con il Nalsapel, un farmaco arsenicale che aveva quell'effetto collaterale un 5% di mortalità. Quindi i soldi del Nobel sono stati utilizzati per creare una nuova unità, chiamata campagna per l'accesso ai farmaci, che si è messa a lavorare per capire come superare questo ostacolo. Medici Senza Frontiere ha lavorato insieme a centri di ricerca di paesi come il Kenya, il Brasile, recuperando fondi anche di privati per orientare la ricerca verso malattie mortali che non avevano una cura. Fra i primi risultati, un farmaco che inizia a far sperare nell'eradicazione della malattia del sonno. Nel 77 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dava una definizione di farmaco essenziale rivolta soprattutto ai paesi meno sviluppati. Ora invece farmaci come quello contro l'epatite C o antitumorali pediatrici sono fuori dalla portata anche dei più ricchi. Le circostanze ci spingono verso un atteggiamento di solidarietà globale. Non siamo più noi e loro, siamo noi tutti insieme che rischiamo di non riuscire più a garantire il diritto umano alla salute e all'accesso alle cure per tutti. 20 anni fa, racconta Raffaella Ravinetto, l'agenda della ricerca era dettata totalmente dal settore privato. Le istituzioni pubbliche avevano delegato completamente ai privati la scelta delle priorità. Ora stiamo cambiando. L'Italia nel 2019 si è fatta promotrice alle Nazioni Unite di una campagna per la trasparenza sui reali costi di produzione e di ricerca per i brevetti che determinano i prezzi dei farmaci. Il farmaco è un prodotto, però il farmaco è anche un bene pubblico. Senza accesso ai farmaci essenziali noi non riusciremo mai a raggiungere quella copertura sanitaria universale che la comunità internazionale si è prefissa di raggiungere entro l'anno 2030, qui manca purtroppo molto poco. Oggi curare le malattie non trasmissibili come diabete, ipertensione, tumori è diventato troppo costoso anche per i paesi più ricchi. A rendere la drammaticità della situazione è il racconto di un paziente. Un paziente diabetico cambogiano che ha detto al giornalista: vorrei avere l'HIV. Vorrei avere l'HIV perché se avessi l'HIV forse entrerei nel programma di trattamento gratuito. Invece con l'insulina devo pagarmela da sola e non ce la faccio. Quindi ampliare la visione è un sistema che strutturalmente guardi non solo il controllo dell'epidemia, ma il diritto della persona ad essere curata.
Come funziona il legame tra intestino e cervello? La Commissione europea ha finanziato con 2 milioni di euro un'equipe di ricercatori italiani che sta tentando di scoprirlo. Bioingegneri, biologi e neuroscienziati hanno inventato uno strumento che permetterà di spostare il baricentro delle cause dei disturbi neurodegenerativi. Le 3 lettere che vedete, ERC, stanno per European Research Council e sono il più ambito sostegno alle idee geniali degli scienziati d'Europa. Cinzia Diciani. In che modo cervello e intestino si influenzano reciprocamente? Che potessero farlo fino ad ammalarsi è un'ipotesi nata nell'Ottocento, quando il novello russo Mechnikov notò che alcuni ceppi batterici presenti nello yogurt sembravano contrastare l'invecchiamento cerebrale. Da allora si sono moltiplicate le evidenze sperimentali e cliniche. Si è visto ad esempio che non solo gli errori alimentari, ma anche lo stress può danneggiare il microbiota, quello smisurato e sensibilissimo patrimonio di flora batterica che colonizza il nostro intestino. E sotto gli occhi dei ricercatori si è spalancato un nuovo mondo, tutto da esplorare. Le pubblicazioni scientifiche su questo argomento sono decuplicate negli ultimi 10 anni, quindi c'è un forte interesse, ci sono tantissime evidenze da un punto di vista clinico, ma non c'è la prova provata. Per provare l'esistenza di un nesso causa-effetto servivano nuovi strumenti. Li sta creando un'equipe di bioingegneri del Politecnico di Milano, con l'aiuto di Diego Albani, neuroscienziato dell'Istituto Mario Negri e con i 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea. Secondo delle teorie recenti, c'è una relazione fra la flora batterica intestinale in condizioni sane oppure patologiche e la funzionalità cerebrale anche relativamente a patologie neurodegenerative come Parkinson, Alzheimer oppure malattie come l'autismo e la sclerosi multipla. Fino ad oggi gli studi erano condotti con metodi classici in vivo su degli animali oppure in vitro su cellule coltivate in laboratorio. Durante la coltura andiamo a colorare le cellule per vedere ad esempio dei markers, cioè delle molecole specifiche come la beta amiloide, oppure possiamo vedere anche quelle che si chiamano tight junction, cioè che quanto le cellule delle barriere del nostro corpo sono serrate. Questo è importantissimo nel caso della barriera del cervello o della barriera dell'intestino, perché dove queste cellule non sono fortemente serrate si allargano e quindi ci può essere il passaggio di tossine e molecole che normalmente non dovrebbero andare in circolo. Presto invece i ricercatori potranno contare su una piattaforma ingegnerizzata, prima nel suo genere basata su tecnologie organo un chip d'avanguardia e con cellule e batteri prelevati dal paziente e coltivati in tempo reale. Un oggetto piccolino e all'apparenza semplice, ma rivoluzionario, che viene brevettato in questi giorni. Deve essere collegato ad altri dispositivi reali come una piattaforma multiorgano ed è anche sensorizzato, per esempio ospitare un elettrodo per misure di parametri elettrici importanti per il comportamento cellulare. L'obiettivo finale è consentire ai medici di agire direttamente sul microbiota con la dieta e l'uso di probiotici specifici per prevenire alcune malattie o curarle in modo poco invasivo e personalizzato. Un aiuto insperato offerto da quel mondo oscuro che ognuno di noi si porta dentro. E ora andiamo a Genova al Festival della Scienza, dove la luce si trasforma in arte. Dalla TGR Liguria, Valentina Gregori. Al Festival di Genova la scienza incontra l'arte al Museo di Villa Croce, che oltre a una mostra di opere della collezione del CERN di Ginevra, con soggetti ispirati ad esempio al bosone di Higgs, propone un laboratorio a cura dell'Accademia Linguistica di Belle Arti incentrato sulla luce. La utilizziamo trasformandola in una forma d'arte. Una forma d'arte che parte da lontano, perché anche Picasso si sarà cimentato nel light painting. In realtà all'inizio il light painting è comunque la lunga esposizione, perché noi utilizziamo la macchina fotografica a lunga esposizione per catturare tutte le scie luminose che lasciano luce, sono nate per esperimenti scientifici. Le tracce di luce furono utilizzate ad esempio per studiare i movimenti dei cavalli in corsa oppure degli operai
nelle catene di montaggio. Al festival, accanto al light painting, c'è poi un'altra esperienza suggestiva da fare con la luce. Presentiamo dei calidoscopi a prefacce, prefacce a specchio, e invece di metterli colorati noi utilizziamo proprio la luce e sfruttando la riflessione proprio per creare delle immagini molto particolari che possono assomigliare o a dei cristalli al microscopio oppure a dei pianeti immaginari. Le fauci di una scuola balena sembrano il posto meno sicuro al mondo, eppure proprio lì è stata trovata una nuova specie di crostaceo, battezzata Podocerus jinbei, dal nome dello squalo di un acquario di Okinawa in Giappone, nella cui bocca sono stati ritrovati un migliaio di questi animaletti. La scoperta ha lasciato di stucco i ricercatori dell'Università di Hiroshima, che però hanno detto forse le fauci dello squalo balena sono il posto più adatto perché assicurano ricambio di acqua e cibo e sicuro tengono lontani gli altri predatori. E parlando di animali marini, Maurizio Minicucci ha seguito i ricercatori dell'ISPRA nella loro tradizionale campagna di osservazioni scientifiche su balene, delfini e tartarughe effettuate a bordo delle navi passeggeri che solcano il Mediterraneo. Vediamo com'è andato. Dal 2007 i biologi dell'ISPRA a bordo di normali traghetti passeggeri tengono sotto controllo i cetacei, sia perché particolarmente vulnerabili, sia come indicatori di qualità e varietà dell'ambiente. Se ci sono e stanno bene, sta bene anche il Mediterraneo. Sono 8 specie, quelle più comuni, di cui una è una visticeta, quindi è la balenottera, e gli altri sono tutti gli adultoceti, degli animali conventi, predatori. Quante sono? Una. Sì. Quello che noi facciamo prendendo diverse rotte, tratte fisse che vengono monitorate in continuazione nel corso degli anni, è di vedere intanto quali sono le aree importanti per loro in quale stagione. Le popolazioni mediterranee scoperte recente sono distinte da quelle atlantiche. Ci sono alcuni animali che entrano, però per la maggior parte sono animali che vivono stabilmente, quindi in qualche modo è una nostra responsabilità, anche se è da guardarli. Quali sono tutti gli elementi che creano problemi di vita a queste specie? Diversi. Sicuramente il traffico marittimo, sia con l'inquinamento acustico, sia con il rischio proprio di impatto con gli animali. Il riscaldamento delle acque come influisce? Stiamo verificando se questo influisce non solo nella loro disponibilità alimentare, ma anche nella migrazione di questi animali. Un'altra sicuramente specie influenzata è la tartaruga marina, che pure noi studiamo, che sta cominciando a modificare sempre più a nord. Il caldo dunque sembra favorirla, ma non è così. Che sia un problema e possa portare a dei rischi per le popolazioni delle cetacee e delle tartarughe, questo lo sappiamo. Quello che non abbiamo chiarissimo è l'entità del problema e quanto questo porta ad una riduzione della popolazione in quanto tempo. La prima emergenza comunque restano le plastiche, e non solo quelle grandi che finiscono nello stomaco e nei polmoni. Anche la frazione minuscola, quella che viene chiamata microlittera, diventa una sorta di attrazione per i metalli pesanti e per gli inquinanti. Quindi entra nella catena alimentare e i livelli di tossicità che scontriamo anche nei cetacei sono molto elevati. Quale sia la causa, alcune specie sembrano soffrire di più. Il granchio, per esempio, che è stato molto frequentemente avvistato in alcune zone chiave dove adesso non si vede più. Siamo dentro il santuario dei cetacei, che è un'area internazionale. Al suo interno i cetacei sono più protetti o no? Buona domanda. Diciamo che è un'area molto importante, soprattutto come zona di alimentazione estiva. Andrebbe fatto un'azione di conservazione per su tutto il Mediterraneo. Quello che si può fare qui è utilizzarlo come laboratorio di anagrafica. E ora queste immagini che arrivano dall'Università di Richmond, Stati Uniti, dove alcuni ricercatori hanno addestrato un gruppo di cavie a guidare delle mini auto elettriche che consentivano di scegliere la direzione tramite un filo di rame. Guidando, gli animaletti hanno ridotto pari il loro livello di stress. Divenute esperte nella guida mese dopo mese, infatti, le cavie presentavano nell'organismo livelli più bassi di corticosterone, il cosiddetto ormone dello stress, mentre aumentavano
secretava un ormone conosciuto come antistress, il deidroepiandrosterone. Il beneficio, sostengono gli scienziati, è collegato alla soddisfazione di aver appreso una nuova abilità, una scoperta che sarà utile nelle terapie per patologie psichiatriche come schizofrenia e depressione. Ed è tutto, Leonardo torna come sempre domani 14:50 su Rai 3. Buon pomeriggio.